Questo quarto video dedicato ancora alle scale esotiche. Come vi avevo promesso, volevo parlarvi di sonorità appartenenti al mondo arabo e lo facciamo proprio con una scala tra le più probabilmente conosciute, che è la scala bizantina. Vi mostro subito gli intervalli di questa scala. Partiamo sempre dal nostro caro Do in terza, al terzo tasto, partendo quindi dalla tonica, seconda minore, terza maggiore, quarta giusta, quinta giusta, sesta minore, settima maggiore e ottava. Benissimo, ve la suono per intero. Allora, questa è, come avrete capito, è sempre una scala maggiore. Del resto è molto simile ad una scala maggiore armonica, con la differenza che il secondo grado è bemolle, quindi è abbassato di un semitono. È tra l'altro una scala molto simile alla superfrigia, che tutti conosciamo come il quinto modo della scala minore armonica. E tra l'altro questo ci permette anche di utilizzarle insieme, come farò nell'esempio che vi mostrerò a breve. E che altro dire? A me piace sempre cercare di mettere queste scale, questi elementi, anche in un contesto più moderno, per cui ho appena creato un giro con un paio di pedali alla Loop Station, un giro diciamo Ethno Fusion, per mostrarvi appunto come può essere utilizzata in un contesto più moderno. Vediamo. È stata creata su due accordi della progressione proprio della scala bizantina, nello specifico Do maggiore settima con la quinta aumentata e La bemolle maggiore settimo con la quinta aumentata, che tra le altre cose questo accordo coincide anche con la progressione della scala superfrigia, per cui questo ci permette di appunto miscelare queste due scale che in effetti sono molto simili. L'unica nota che differisce è la settima maggiore al posto della settima minore, quindi utilizzando entrambi le settime otteniamo una scala ibrida che ha più un sapore fusion. E un'altra cosa molto bella e interessante da dirvi prima di lasciarvi è che questa scala può essere armonizzata dandoci diciamo degli accordi abbastanza particolari. Ve la faccio ascoltare partendo dal Fa maggiore settimo, Sol bemolle maggiore settimo, La minore sesta, Si bemolle maggiore settimo minore,
settimo quinta più, che è appunto l'accordo che ho utilizzato per il giro di prima. Poi qui abbiamo un accordo con la sesta nona bemolle, quinta bemolle, che poi in realtà coincide con il terzo rivolto di un accordo di settima. E infine abbiamo il nostro Fa maggiore settimo. Un'ultima cosa che non vi ho detto, sia l'esempio iniziale e sia questa base che ho creato erano in 9 ottavi, in quanto è un tempo che si presta molto con questo tipo di sonorità, che appunto sono molto legate al Medio Oriente. E infatti nel prossimo video vorrei proprio parlarvi dei tempi dispari, quindi seguitemi naturalmente, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella, commentate, se volete scrivetemi in privato per qualunque curiosità, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!